davanti, avete la Bibbia, penso di sì. Allora leggiamo da Giovanni capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 15. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mar di Tiberiade, ed una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si posse a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù dunque alzati gli occhi, e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. E Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano, perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Ed uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma cosa sono per tanta gente?» E Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. E la gente dunque si sedette, ed erano circa 5.000 uomini. E Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci. Quanti ne vollero? E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. E la gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questo è certo il profeta che doveva venire nel mondo». E Gesù quindi, sapendo che stavano per venire e rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. C'è una frase bella inserita nel mezzo di questo contesto, e che Gesù dice alla fine ai discepoli: «Raccogliete tutto affinché nulla se ne perda». E questa penso è una chiamata per noi anche questa sera. Mi sembra che questo è il messaggio proprio adatto per noi stasera. 5.000 persone da sfamare, cosa avevano in mano? Praticamente niente, è vero? E la fede dei discepoli, erano solo 12 discepoli, ma la fede dei discepoli viene sfidata. E Filippo, vediamo che era uno come noi, dice: «Signore, benché potessimo dar fondo a tutte le nostre casse 200 denari di pane», forse in quel momento avevano solo 200 denari in cassa, non avevano chissà quanti soldi. 200 denari di pane non basterebbero per sfamare tutta la gente. Ma il Signore insiste, dite: «Date voi da mangiare». Ma c'è una parola precisa che spesso viene menzionata in questo passo, ed è la parola folla. Se voi vedete al capitolo 6 del versetto 2 è scritto proprio così, che una gran folla lo seguiva. E anche leggiamo quanto era numerosa questa folla. Erano 5.000 uomini, quindi vuol dire che poi c'erano anche le donne, c'erano i bambini, e possibilmente quindi questo numero si moltiplicava. Ed era una grande folla che seguiva Gesù, e i discepoli erano preoccupati per tutta questa gente che seguiva Gesù. Se oggi noi forse siamo abituati a pensare anche noi alle grandi folle, noi pensiamo che un ministero abbia successo quando ci sono delle grandi folle che seguono le persone, e il motivo per cui la gente si mette insieme e va a cercare, ci sono le grandi folle, è lo stesso per cui era ai tempi di Gesù. Leggiamo nel versetto 2 che una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. E certamente anche oggi noi vediamo che ci sono molte persone, molti ministeri che possiamo definire forse umanamente come ministeri di successo, che hanno questa capacità di radunare delle grandi folle. Forse pensiamo, che ne so, Benin, o magari, ditemi voi qualche nome, Rainer Bonk, che in Africa raduna delle grandi folle, è vero? E forse noi ci vogliamo confrontare con queste persone e diciamo: «Ah, perché loro radunano tutte queste folle e noi no?»
oppure perché loro hanno tutti questi miracoli e noi no. Ma io non credo che sia proprio così. Credo assolutamente che il Signore è lo stesso in ogni luogo. Amen. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E possiamo dire la gloria di Dio, possiamo dire la gloria di Dio che anche qua, nella nostra comunità, nella nostra realtà, spesso abbiamo visto potenti operazioni, miracoli e guarigioni. Quanti possono dire amen a questo? Non sto dicendo una cosa che non esiste, è vero? L'abbiamo visto proprio che Dio è all'opera, perché sapete, Dio è lo stesso in tutto il mondo. Certo, non possiamo negare che qualcheduno a Dio va una chiamata particolare. Non possiamo negare che fra tutti gli apostoli l'apostolo Paolo ha avuto un ruolo particolare. E io credo che Dio ha i suoi modi per fare le cose, ma questo non dovrebbe scoraggiarci a non continuare ad andare avanti a servire il Signore e a vedere la gloria di Dio nel nostro mezzo. E in questa situazione noi vediamo che una delle cose meravigliose è che lo Spirito Santo è colui che fa la pubblicità, perché Gesù non aveva bisogno, come oggi magari, di usare i mezzi televisivi, di fare le grandi campagne, di far sapere le grandi strategie, perché esiste il personaggio, perché arriva il grande evangelista o il grande profeta, e allora tutti dobbiamo andare perché arriva questo grande uomo di Dio. Gesù non ha mai fatto nessuna campagna pubblicitaria, però la gente ci andava lo stesso, perché chi era che muoveva le cose era lo Spirito Santo, perché Dio muoveva attraverso la potenza dello Spirito Santo, attraverso i miracoli che Gesù faceva, le grandi persone, le folle che andavano a cercare Gesù. E quindi una cosa è certa, che Gesù aveva una chiamata speciale, ma che quella stessa chiamata il Signore la vuole dare anche a ciascuno di noi. Amen. Che ognuno di noi può essere usato nei doni dello Spirito Santo e che ognuno di noi può vedere la gloria di Dio nella propria vita. E la cosa anche interessante è che oggi noi abbiamo un po' cambiato le situazioni, perché spesse volte noi diciamo preghiamo per gli ammalati, ed è una buona chiesa, è una buona cosa, la Bibbia ci insegna a pregare per gli ammalati, se qualcuno è infermo nella chiesa chiami gli anziani della chiesa, loro imporranno le mani sugli infermi, se ha commesso peccati li saranno rimessi e così sarà guarito. Ma il ministero di Gesù in quel momento non c'era l'assemblea come noi oggi abbiamo. Il ministero di Gesù era soprattutto orientato proprio verso l'esterno. I miracoli che Gesù faceva non erano dentro la chiesa. Non so se riesco di comunicare questa cosa. No? Noi facciamo i grandi raduni con le chiese, e allora chiamiamo tutte le chiese insieme perché i miracoli avvengano. Non dicono che siano... è una buona cosa, gloria a Dio, Dio si manifesta. E anche mia moglie è stata guarita in uno di questi raduni. Ma la cosa incredibile è che Gesù andava per le strade e noi dovremmo dire: Signore, dacci anche a noi questa stessa grazia, dacci anche a noi questa stessa autorità di andare lo stesso come faceva Gesù per le strade e non vergognarci del Vangelo, amen? Siamo d'accordo su questo? Perché spesso e volentieri noi abbiamo questo tipo di timore di vergognarci del Vangelo e allora magari non apriamo neanche la nostra bocca. Non dico che preghiamo per le persone, ma è vero o non è vero? Tante volte noi siamo là in silenzio e non apriamo neanche la nostra bocca. Gesù non faceva così. Allora, se vogliamo essere imitatori del Signore Gesù, dobbiamo imparare a parlare, dobbiamo imparare a manifestare la gloria di Dio. Noi preghiamo e diciamo: Signore, venga il tuo regno, ma il regno del Signore viene attraverso di noi. Dio usa noi, Dio usa ciascuno di noi. Io voglio incoraggiarti questa sera a essere una persona attiva nell'evangelizzazione. Amen. A essere una persona che non viene solo in chiesa, gloria a Dio, non veniamo in chiesa solo per stare insieme, veniamo in chiesa con uno scopo specifico di lodare e adorare il Signore, ma la nostra vera missione non è dentro la chiesa, amen? Possiamo dire amen a questo? La nostra vera missione non è qui, la nostra vera missione è fuori della chiesa. Gesù predicava il Vangelo per le strade e anche in questo passo si legge che lui si fermò in un luogo e vede che c'era una gran folla, ma la folla andava dietro di lui perché lui predicava la parola, la gente era così affamata di ciò che lui diceva e anche di ciò che lui faceva, è vero, che non si preoccupava neanche di mangiare. Quanti vorrebbero vedere questa cosa? Eh?
che la gente è così affamata di ascoltare la parola di Gesù che non ha neanche preoccupazione per mangiare o per fermarsi. Però il Signore Gesù ci fa vedere appunto che il Vangelo è per tutti. La gente vedeva i miracoli che lui faceva e ovunque lui andava c'erano delle cose che succedevano. E gloria a Dio, perché il suo modo di parlare, il suo evangelismo non era fatto di grandi discorsi, di discorsi persuasivi, di grandi progetti, ma era di cose semplici. Manifestava la potenza di Dio, manifestava l'amore di Dio, manifestava la compassione. In Matteo capitolo 14, versetto 14, è scritto proprio questo, che Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Sapete, nel Vecchio Testamento il Signore aveva detto: io sono l'Iddio che guarisce, Geova Rafa, l'Eterno che guarisce. Ma Gesù faceva molto di più. Gesù diceva: io sono quello che guarisco. Lui con la sua azione portava la realtà della parola di Dio, del vecchio patto, la portava nella realtà della vita di tutti i giorni e guariva gli ammalati. Nel vecchio patto bisognava fare anche dei riti se si voleva essere guariti dalla lebbra, ma Gesù in un momento guariva le persone. Amen. E Gesù ha detto: andate, ponete le mani sugli infermi ed essi saranno guariti. E così abbiamo bisogno anche noi di guardare l'esempio di Gesù. E ci sono tre cose essenziali che Gesù faceva. Prima di tutto amava. Prima di tutto amava. Questa io credo è una cosa che la Chiesa spesso si dimentica di fare. Siamo incoraggiati ad amarci gli uni gli altri, ma ogni tanto dovremmo riflettere su quella parola che Gesù diceva a quella Chiesa dell'Apocalisse. Io ho questo contro di te, che tu hai dimenticato il tuo primo amore. Dopo tanti anni di fede ci accorgiamo, sì, siamo ancora fedeli, grazie a Dio, ma forse non siamo più così attivi nella testimonianza. E allora il Signore ci dice: io voglio che tu ritorni al tuo primitivo amore. E sapete, quando una persona accetta Gesù, che cosa fa appena accetta Gesù? Inizia a parlare a tutti di Gesù. È vero o non è vero? E dopo un po' di tempo tutti i suoi parenti dicono: basta che ci hai annoiato perché sai parlare solo di Gesù. È vero, quello è quello che noi diciamo un amore vero, il primitivo amore. E molte volte poi succede a noi che abbiamo detto la nostra testimonianza a tutti i parenti, a tutti gli amici, e non sappiamo più a chi darla, no? Perché il nostro giro di amicizie finisce. Ma io credo che Dio può allargare le nostre tende, amen? E credo che possiamo fare proprio questa preghiera: Signore, allarga la mia tenda, mandami da altre persone. Spesso ho parlato del fatto che Anania era lì in preghiera in casa sua e il Signore gli disse: vai da sulla strada di Damasco, là in Damasco sulla strada dritta, eccetera, troverai Paolo. E Dio ha usato questo uomo di semplice fede e preghiera per portare Paolo nel ministero. E io credo che Dio può fare la stessa cosa con ciascuno di noi. Quanti possono dire amen a questo? Amen. Che il Signore possa veramente aiutarci ad andare oltre i nostri confini. E Gesù aveva questa caratteristica. Lui non guardava solo ai suoi, amen. Ce l'aveva da fare anche con i suoi, ma non guardava solo ai suoi, ma guardava anche alle folle. Marco 6,34. Gesù amava la gente. Marco 6,34 è scritto che come Gesù fu sbarcato, vide la gran folla, ne ebbe compassione. Dillo con me, ne ebbe compassione, ne ebbe compassione. Perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise ad insegnare molte cose. La gente seguiva Gesù perché volevano un pastore e si mise a insegnare molte, molte cose. E poi anche cercò di venire incontro ai bisogni. Infatti leggiamo proprio che questa folla che era con lui si avvicinò a lui. Matteo 15,30, se avete Matteo 15,30 potete leggere come Gesù è venuto incontro ai bisogni delle persone. E gli si avvicinò ancora una volta, leggiamo, una gran folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti,
degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. E Gesù li guarì. Amen. Si avvicinò una grande folla. La gente andava perché vedeva la gloria di Dio manifestata. E noi vogliamo dire, Signore, facci vedere anche noi di più della tua gloria. E poi, come abbiamo letto, si mise a insegnare molte cose. C'è anche un passo interessante, parallelo, in Matteo capitolo 13, al versetto 34, dove è scritto che tutte queste cose Gesù disse in parabole alle folle. Vedete quante volte la parola le folle intervengono, alle folle. E senza parabole non diceva loro nulla. E anche in Marco 10, leggiamo anche che appunto il Signore parlava a alla folla, alla gente, e anche lui parla, insegna su Davide, e anche Marco capitolo 12 e parla di Davide che dice che è il suo Signore, e dice come Davide stesso lo chiama Signore, dunque come può essere suo figlio? E una gran folla lo ascoltava con piacere. Gloria a Dio. Gesù amava le persone, Gesù spendeva del tempo per loro. E quindi, piuttosto che stare magari con i religiosi, piuttosto che stare nei circoli chiusi, amava ricercare i peccatori. E in Luca 7 è chiamato proprio l'amico dei peccatori. Quanti vorrebbero essere come Gesù? Amen? Lui era l'amico dei peccatori. È una cosa che io credo che il Signore ci deve proprio insegnare, aiutare proprio di vivere in questa passione, di vivere in questo amore per le persone, per la gente, di vivere nella gioia, nell'esperienza del primitivo amore, perché quando esprimiamo l'amore, la benedizione ci segue. Quando noi esprimiamo l'amore verso i nostri bambini, i bambini cosa fanno? Si attaccano a ciascuno di noi, è vero? E così io credo che c'è un grande bisogno nel mondo dell'amore, c'è un grande bisogno della manifestazione della potenza di Dio, e il Signore ci ha insegnato proprio questo. Ci ha insegnato due grandi cose. Il primo è il grande comandamento, ma prima del grande comandamento c'è proprio il grande mandato e c'è il grande comandamento. E il grande comandamento è ama il Signore, il Dio tuo, come te stesso, è vero? E questo è importante, ama il Signore, il Dio tuo. E poi ci dice anche di andare. E quando noi andiamo, predichiamo il Vangelo, realizziamo questo comandamento dell'amore di Dio verso l'umanità. Perché mentre noi andiamo, realizziamo il fatto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo bisogno ancora di crescere nell'amore per le persone. Amen? Abbiamo bisogno di stare attenti a ciò che noi facciamo, a come noi ci comportiamo, a mostrare un amore che possa trasformare la vita delle persone. Un amore che solo l'amore di Dio può trasformare la vita delle persone. E qui vediamo che Gesù ha dato un grande esempio di amore, un grande esempio di fede. Perché in questo capitolo Gesù cosa fa? Alza gli occhi e vede una grande folla. Vede una grande folla. E dice, dove daremo da mangiare? Cioè, non si è preoccupato solo del fatto che ricevessero un buon messaggio. Mi spiego? Non si è preoccupato solo che le parole arrivassero al cuore. È andato oltre, ha fatto quel passo in più di dire, questi hanno fame, dobbiamo fare qualche cosa per loro. E si rivolge ai suoi discepoli. E spesso noi abbiamo parlato di questo. Una chiesa vive quando non solo si preoccupa delle cose dello spirito, ma si preoccupa anche delle cose materiali. Anche nella chiesa degli Atti c'erano le persone che avevano bisogno, ma non c'era nessuno che poi fosse abbandonato a se stesso, è vero? E così vediamo anche in questa situazione che Gesù dice dobbiamo fare qualche cosa. E la cosa bella, in Giovanni capitolo 6, versetto 6, c'è questa espressione di Gesù. Gesù dice, diceva così, per metterlo alla prova. Non so se qualche volta il Signore non fa la stessa cosa con noi. Magari ci mette davanti una folla, un bisogno immenso,
e noi non sappiamo come fare, non sappiamo come agire. O forse ci guardiamo intorno e abbiamo la sensazione contraria. Siamo così pochi, siamo così poveri, non abbiamo nessuna possibilità. E qualcuno fra sé potrebbe dire, ah, ma dove vogliamo andare? Siamo solo tre o quattro, magari, no? Ho visto delle realtà che nascono come chiesa, che alla fine non ci sono 100 persone quando nasce una chiesa. Quando nasce una chiesa ci sono 5, 3, 7, 10, 11 persone. In Efeso l'Apostolo Paolo ha trovato 12 persone e la chiesa è iniziata con 12 persone. E credo che anche noi tante volte possiamo guardare le difficoltà e ciò che ci sta davanti e dire, ma dove troveremo le risorse per andare avanti? Come faremo per andare avanti? Gesù diceva in questo passo, chiede questa domanda a Filippo, sapete chi è Filippo, vero? Filippo era una persona abbastanza interessante e diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. E così a quel punto Gesù dice loro, dategli da mangiare, fateli mettere a sedere. E poi la risposta è, Signore, non abbiamo niente, ma hanno preso le risorse di qualchedun altro, hanno preso le risorse di questo giovane ragazzo, pochi pani e pochi pesci, e le hanno portate al Signore. Ora io non so se quello era tutto quello che poteva, cioè voglio dire, questo giovane ragazzo magari poteva dire, questo è mio. Serve a me, serve per la mia famiglia, serve per mantenere la mia casa. Se io lo do a voi stasera, a casa mia, non mangerà nessuno. Perché devo darlo proprio a voi? Non commettiamo l'errore di guardare le nostre poche risorse e spaventarci delle grandi sfide che ci sono davanti. Amen. Crediamo che Dio è un Dio che può provvedere. Infatti la nostra preoccupazione non risolverà il problema, siamo d'accordo su questo? Però la nostra fede invece può muovere le cose. Se siamo solo preoccupati non andremo da nessuna parte, ma se abbiamo fede e ci mettiamo in accordo col proposito di Dio, noi vedremo la benedizione. Amen? Siamo d'accordo su questo? Mi sembra che un paio d'anni fa, cioè, il tempo passa molto veloce, abbiamo detto dobbiamo fare una tenda evangelistica. Ma non abbiamo né le risorse, né lo spazio, né il tempo, né le persone. E a un certo punto qualcuno ha detto: sì, ma fratello David lavora con le tende. E qua abbiamo visto un piccolo miracolo, vero? Non avevamo la tenda, non avevamo le risorse, non avevamo niente, ma abbiamo pregato, ci siamo mossi in fede, è arrivata una tenda gratis. La più bella tenda che ho mai avuto nella mia vita. E senza durare un briciolo di fatica, perché la mattina sono venuti con il camion, hanno scaricato tutto, una squadra di 10 operai hanno montato e noi abbiamo goduto di un bel tempo di testimonianze di evangelismo. E credo che questo è quello che il Signore desidera da noi. Amen. Non stiamo raccontando di cose che non sono successe, è vero? Come anche i discepoli si sono trovati davanti a una folla, non sapevano come fare, ma Gesù era con loro. Allora voglio dirti una cosa, dille alla persona vicina a te, Gesù è con te anche oggi, diglielo. Gesù è con te anche oggi e può risolvere tutti i nostri problemi. Quando noi siamo in linea con con la sua volontà, non dobbiamo preoccuparci e basta. Dobbiamo dire, Signore, noi crediamo in te, Signore, tu ci hai dato una chiamata, abbiamo una responsabilità verso un mondo che si perde, abbiamo una responsabilità verso le anime che si perdono. E allora, Signore, con questi pochi pani e questi pochi pesci, noi vogliamo vedere la tua gloria. Amen. Cosa disse Gesù? Cosa avete voi? Ancora oggi Gesù ci dice, ma che cosa avete voi? E noi rispondiamo alla stessa maniera. Signore, cosa abbiamo noi? Noi niente, c'è però qui un ragazzo che forse c'ha qualche cosa. Vediamo se ce lo può dare, è vero? E qualche cosa è venuto fuori. Qualcosa è stato condiviso. Quando noi confidiamo la grazia, condividiamo la grazia di Dio, condividiamo ciò che abbiamo, io sono certo che il Signore lo fa moltiplicare. Quanto possono dire amen? Amen. Il Signore lo fa moltiplicare. Questa deve essere la nostra fede. Amen. Abbiamo sentito le testimonianze di Maurizio Zicari.
la famosa testimonianza delle melanzane, è questa che per quanti giorni hanno mangiato melanzane, poveretti, non avevano altro. Ma il miracolo era che le melanzane crescevano ogni giorno. La sera le mettevano nel forno, è vero, e era avanzata una piccola porzione, ma il giorno dopo ancora hanno mangiato melanzane. Fino a che non è arrivato il sussidio, e allora le melanzane sono finite. E quante testimonianze ho sentito anche di questo. Dei fratelli che erano in Svizzera, che ho conosciuto bene, quando era a Martina Franca, non avevano con che andare avanti, hanno fatto una minestra e improvvisamente la minestra era per due, ma sono arrivate 20 persone in casa, perché sono arrivati tutti i fratelli, tutti gli amici, e si sono guardati, moglie e marito, hanno detto che gli diamo a queste persone? Qua abbiamo questa minestra, è giusto per noi, e poi basta. E il fratello dice, tu inizi a servire. E un ramen oil dopo l'altro hanno mangiato 20 persone, questa minestra non finiva mai. Quindi noi leggiamo della moltiplicazione dei pani, ma sapete, il Signore non è cambiato. Amen? Il Signore non è cambiato. Lui può ancora moltiplicare le minestre, può moltiplicare le melanzane e può moltiplicare pure anche i nostri soldi. Amen? E se non moltiplica i nostri soldi, può darci pesci e pani da qualcun altro affinché noi possiamo ricevere una benedizione e possiamo sfamare le persone. Amen? Non dobbiamo contare solo sulle nostre risorse. Dobbiamo e possiamo contare sulle risorse del cielo. Amen? Se dovessimo fare tutte le cose sulla base di ciò che noi abbiamo, state sicuri che non faremo mai niente. Potete dire amen a questo, sì o no? Se facciamo le cose in funzione di quello che noi crediamo e che Dio muoverà le montagne, io credo che vedremo molto di più che se non ci fermiamo a guardare solo sulle nostre risorse. La domanda è ancora questa che Gesù ci pone oggi. Cosa avete voi? Cosa avete voi? E noi diciamo, Signore, cosa abbiamo? Vediamo se c'è qualcuno che ci può dare qualche cosa, perché noi non ci abbiamo niente. Oppure diciamo, come diceva questo discepolo, Signore, anche se comprassimo 200 denari non ci servirebbe niente per tutte le folle. Così anche se noi mettessimo tutta la nostra cassa della chiesa di qualche 1.000 euro che ci abbiamo, che sono rimasti, mi sembra, perché sta sempre andando più in giù che più in su, e volessimo fare chissà che cosa, non avremmo risolto niente. Ma quando noi crediamo che Dio ci muove, ci può muovere, noi possiamo vedere delle potenti operazioni. Amen? E quindi raccogliamo, perché la cosa che dobbiamo credere e agire di conseguenza è che mentre noi ci muoviamo e agiamo in fede e vediamo la gloria di Dio, insegniamo la parola di Dio, dice la Scrittura, è accompagnata da segni, da prodigi, da miracoli, questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. E io voglio esortare ciascuno di noi a muoversi nel soprannaturale. Sorelle e fratelli, il tempo del soprannaturale non è finito. Amen? Non è finito, anzi, noi vogliamo vedere sempre di più. Quando Lorenzo era nella scuola di Toronto, loro uscivano per le strade e andavano fuori a evangelizzare, ma non davano i volantini, si mettevano davanti alle persone e li profetizzavano. Certo, l'ambiente era un po' diverso. Però non è che ci fosse tante persone diverse, perché miscredenti ci sono in Canada, in America e ci stanno pure in Italia, da tutte le parti, è vero? Ma quando arriva qualche cosa da parte del Signore, le cose si muovono. Ho letto un libro tempo fa di un fratello della Chiesa Bethel dell'America, e lui è andato nel supermercato, c'era una signora che aveva un problema di una malattia, lui il Signore ha detto vai da quella persona e prega per quella persona nel supermercato. Io non so quanti noi avrebbero avuto il coraggio di fare questa cosa. Comunque lui era nel supermercato, ha ascoltato la voce di Dio, è andato da questa persona che non conosceva, ha pregato per questa persona, ha pregato per la sua malattia, la persona è stata guarita e il regno di Dio si è manifestato. Amen. Amen. Allora possiamo lavorare in 100 maniere diverse, ma Dio si servirà di ciascuno di noi. Alla fine leggiamo in questo passo che il pane è stato distribuito,
il pesce è stato distribuito e diciamo che ne hanno mangiato a sazietà. Cioè non è stata una cosa, una porzioncina piccola, è vero? Non è stata una porzioncina piccola, noi diciamo vabbè, 5 pani, qualche pesce, 10.000 persone, è già un miracolo se tutti ce ne hanno un pezzettino. No, hanno mangiato a sazietà, dillo con me, hanno mangiato a sazietà, hanno mangiato a sazietà e addirittura sono avanzati. E il Signore Gesù ha detto raccoglietene tutte perché niente se ne deve perdere, niente si deve perdere. Allora questa è l'economia del regno, Dio ci dà in abbondanza ma noi non dobbiamo fare poca stima delle cose che Dio ci dà, dobbiamo raccogliere tutto quello che c'è, anche quello che è in avanzo, perché niente si deve perdere. Quando veniamo nella casa del Signore e siamo benedetti, niente si deve perdere. Amen. Quando noi siamo nella piazza e quando andiamo a evangelizzare, dobbiamo dare il massimo, non dobbiamo vergognarci, il Signore ci chiama a essere persone prive della paura, ma forti nell'amore, pieni di franchezza e che possono dare quel poco che hanno sapendo che Dio lo potrà moltiplicare. E la Chiesa deve assolutamente essere impegnata in un lavoro di questo tipo, di distribuire il pane della vita. Amen. Distribuire il pane della vita. Quando tu distribuisci il pane della vita, il pane si moltiplica. Amen. Il pane naturale finisce, ma il pane della vita si moltiplica. E la gente che riceve, che cerca, che vuole, questa gente andava per ascoltare Gesù. Noi sappiamo che non tutto il seme sarà fruttifero, ma ci sarà gente che viene per ascoltare la parola di Dio. E così saranno saziati e saranno benedetti. Qualcuno oggi potrebbe dire, ah, quello è stato un fenomeno di illusione di massa. Non era un fenomeno di illusione di massa, perché la pancia era piena. E tu lo sai, quando è fenomeno di illusione la pancia ti rimane vuota. Ma quando hai mangiato non c'è illusione. È vero, perché qualche cosa è successo veramente. Tutti avevano mangiato. E allora voglio dire ancora oggi, e questo è lo stesso desiderio di Gesù, che niente se ne perde. Amen. Il Signore Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. E questa è la chiamata per ciascuno di noi. Amen. Noi ringraziamo il Signore. Vogliamo avere un po' di musica. Ringraziamo il Signore perché Dio ha messo nella Chiesa evangelisti, pastori, ministri. Gloria a Dio, ma tutti noi abbiamo una chiamata. Amen. Tutti noi abbiamo una chiamata. Questa chiamata ha... amministrare il pane della vita, questa chiamata verso le moltitudini, verso le folle. Non ci dobbiamo guardare e limitare al singolo, dobbiamo avere un occhio più grande per le folle, per i bisogni dell'umanità. E anche se noi siamo solo pochi, però dobbiamo chiedere, Signore, portaci verso quella persona come Filippo, verso quella persona come anche è successo, vero? Nel passato con altri servitori di Dio, e soprattutto usaci come tu vuoi affinché questo pane della vita possa essere moltiplicato.